tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Nella chiesa di Cattabrighe si sono svolti i funerali di Federico Corsini, il ventenne vittima insieme ad un amico di un incidente stradale al curvone di Pesaro. Arrestati dalla polizia due ladri acrobati, nel gruppo c'era anche una casalinga che faceva da palo e autista, in gente alla refurtiva. Una fatina Winx nel cavò segreto dove vengono custodite le 150 casse piene di cioccolata del getto del carnevale di Fano. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Uno strazio senza fine, due giovani vite spezzate in un incidente stradale, due funerali, l'ultimo dei quali celebrato oggi a Cattabrighe. Dopo l'addio straziante a Claudio Costagliola, oggi nella chiesa di Cattabrighe in tanti hanno dato l'ultimo saluto a Federico Corsini, il ragazzo di 20 anni deceduto all'alba di sabato scorso in quel tragico schianto che gli ha provocato una fatale emorragia cerebrale. L'intera comunità si è stretta intorno alla mamma Anna, la sorella Alice e il papà Luca, che ieri non è mancato al funerale dell'amico. Toccante l'omelia del parroco Don Graziano, che ha provato a spiegare che cosa sia la morte. Questo, ha detto, è il passaggio in una vita nuova, dove non c'è dolore, non ci sono sofferenze né lacrime. Là dove si trova tanta gioia dopo la sofferenza provata in questa vita. Che sia per Federico un momento di conforto, di sollievo e di speranza, e noi un giorno lo rivedremo, lo riabbracceremo nella pace del paradiso. Al termine del rito funebre, la prima a prendere parola è stata sua sorella, che lo ha definito un ragazzo forte, solare, dolce e sensibile. Ti scrivo queste poche cose, Fedi, per dirti tutto quello che non ho mai avuto il coraggio di esprimere. Ti voglio bene. Forse perché poteva sembrare una cosa scontata, ma ti ho fatto una promessa e sarei riuscita anch'io un giorno a prendere le redini della mia vita, proprio come hai fatto tu. Sei stato felice per la mia scelta e voglio dimostrarti che ce la posso fare. Adesso lo so, perché c'è un angelo che mi guarda, che mi accompagna e che mi aiuta. Non ho dato molta importanza alla mia vita fino ad oggi, ma ora so che il mio destino è quello di essere felice per entrambi e per i nostri genitori. Ti abbraccio, tua sorella. Anche gli amici, in lacrime, hanno voluto dedicargli un pensiero. Chiunque ti avesse conosciuto si sarebbe innamorato di te. Se la gioia in persona ci rendevi felici anche quando non ne avevamo motivo di esserlo. Ed ora niente sarà più come prima. Tu eri e sei la nostra forza. La nonna invece ha fatto leggere ad una ragazza la sua lettera. Mai avrei pensato di doverti scrivere per questa tragedia. Troppo poco tempo ti ho avuto. Come si può morire a 20 anni? Come faccio senza di te? Per il momento c'è di difficile capire questo disegno divino. Sono sicura che ora stai cantando a squarciagola con gli angeli. Eh sì, perché Federico adorava cantare e proprio per questo in chiesa è stato proiettato un video che aveva realizzato duettando con Jesse J. Dopo un lungo applauso all'uscita del feretro sono stati fatti volare in cielo dei palloncini colorati, salutando così per sempre i due angeli. La polizia di Fano ha sgominato una delle bande più attive nel territorio. Uno degli arrestati, pensate, è considerato dagli investigatori una specie di atleta delle grondaie, perché capace di salire al terzo piano di un palazzo scalando a mani nude i pluviali.
Puntavano tutto su di lui, Blerim Halili, un albanese di 35 anni, agile, snello e capace di arrampicarsi facilmente sino al quarto piano di un'abitazione, tant'è che i poliziotti lo avevano soprannominato Yuri Checchi della Grondaia. L'uomo, che era già stato espulso più volte ed era stato in carcere ben 7 anni per aver ucciso un rivale d'amore in Campania, agiva insieme a loro. Stefania Longhi, un'italiana di 43 anni, Francesco Nicai, 28enne albanese, entrambi già noti alla giustizia. La banda, che metteva a segno anche fino a 8 furti in un solo pomeriggio, è stata sgominata in poco tempo dagli agenti del commissariato di Fano, coordinati da Stefano Seretti, insieme alla squadra mobile di Pesaro guidata da Silvio Bozzi. L'operazione è partita il 20 gennaio scorso, grazie alla segnalazione di una donna residente a San Biagio, che quando è entrata in casa ha notato le luci accese e si è subito insospettita. Ha chiamato il 113 e si è rinchiusa in auto. Pochi istanti dopo, i suoi sospetti hanno trovato conferma. Ha visto 3 persone scappare a bordo di una Nissan Micra di colore rosso. La donna ha fornito i dettagli alle forze dell'ordine ed è subito iniziato un inseguimento ad alta velocità fino a Fenile di Fano. Una volta bloccata la vettura, 2 di loro sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre Halili è riuscito a scappare per le campagne facendo perdere le sue tracce. Nell'abitacolo è stata ritrovata la rifurtiva appena rubata, oltre a quella di un altro furto messo a segno 2 giorni prima, sempre nella città di Fano. Proseguite le ricerche, gli agenti hanno individuato anche il covo della banda, un appartamento a Correggiano, in provincia di Ravenna, dove sono stati recuperati questi, oltre 300 oggetti, tra cui argenteria varia, telefoni cellulari, orologi, monili, computer, televisioni e tutti gli attrezzi del mestiere. Il fuggitivo, invece, è stato arrestato a Caserta, all'alba di domenica, mentre dormiva con la compagna in un albergo. I 3 malviventi dovranno rispondere di furto aggravato e ricettazione. Veramente è stata un'attività rapidissima, veloce, tanto quanto le loro incursioni all'interno delle abitazioni, che durano veramente pochissimi minuti. Un risultato eccezionale, 1 per il recupero della refurtiva e 2 sicuramente per aver impedito il protrarsi di furti sul nostro territorio, a Fano soprattutto, dove stavano scendendo dopo aver veramente colpito notevolmente il territorio di Pesaro, della città di Pesaro. Erano scesi a Fano e noi subito veramente siamo stati in grado di fermarli subito. Ora la polizia è alla ricerca dei legittimi proprietari. Se anche voi riconoscete tra questi uno o alcuni dei vostri oggetti, potete recarvi al commissariato di Fano o in questura Pesaro per avere maggiori informazioni. A congratularsi con gli agenti per la complessa attività conclusa nel giro di pochi giorni è stato il questore Antonio Laureola. Le direttrici sono 3, ha detto: un controllo capillare del territorio, la prontezza di intervento e un'attività investigativa funzionale e risolutiva, proprio come in questo caso. L'appello mio è quello di dare una soddisfazione a chi ha subito il furto, quindi la privazione di questi beni che, al di là del valore economico, hanno un valore affettivo sicuramente superiore al loro valore economico. E verranno anche caricate le immagini sul vostro sito, per cui i modi per riuscire a contattarvi sono diversi. Noi li metteremo sul nostro sito, li terremo qui per qualche giorno, sperando di avere più gente possibile, e soprattutto avremo una descrizione dettagliata del bene per quello che riusciremo a fare. Il Comune di Fano sta organizzando degli incontri per parlare di come sfruttare al meglio l'area dove un tempo sorgeva lo zuccherificio. I cittadini, come parte attiva e propositiva di un progetto di trasformazione di un'area, quella dell'ex zuccherificio, strategica e spontaneamente in metamorfosi, che in futuro sarà una zona di grande sviluppo e fruizione pubblica. Per questo motivo in cantiere c'è Idee in Comune, un percorso di partecipazione rivolto alla cittadinanza attiva. L'amministrazione comunale è pronta ad accogliere quindi le idee di tutti i soggetti interessati ai temi della riqualificazione e progettazione dell'area dell'ex zuccherificio. L'assessore Paolini ha presentato questo progetto definendolo innovativo ed in seguito l'amministrazione utilizzerà i frutti di questo percorso quale materiale utile ad orientare la progettazione della variante urbanistica dell'area in oggetto. Dal 1° febbraio sarà possibile per i cittadini iscriversi online o presso l'ufficio informazioni qui del Comune a partecipare a 3 incontri che si svolgeranno presso il complesso San Michele, ospiti dell'università, e si svolgeranno il 19 febbraio, il 4 marzo, il 18 marzo, con un evento conclusivo il 1° di aprile.
Quindi noi abbiamo in questi incontri si parteciperà, si lavorerà e alla fine verrà in qualche modo elaborata la sintesi dei bisogni che i cittadini immaginano di poter vedere soddisfatti attraverso l'area ex zuccherificio. Precedentemente, il 18 febbraio, l'amministrazione incontrerà gli stakeholder, enti locali, portatori di interesse ed economici ambientali, per valutare assieme criticità e risorse, oltre alle opportunità dell'area, che presenta punti di forza come l'area naturalistica adiacente, la vicinanza al mare, ai cantieri del Carnevale e all'aeroporto, e anche le grandi aspettative della comunità e la proliferazione di attività legate al tempo libero in aree limitrofe, che sono vere opportunità di origine esterna che l'area si porta in dote. Ma noi intanto abbiamo così avanzato nel mese di ottobre una proposta stimolo, cioè una proposta aperta al contributo e che in qualche modo possa stimolare anche un dibattito. Si è valutato che in quel sito potrebbero essere intanto installate delle funzioni come quelle sportive per il tempo libero, il benessere, la fruizione dell'ambiente e quindi questo dovrebbe diventare l'elemento significativo e il tratto fondamentale della nuova proposta di variante. Immagino che non avete ricevuto ancora... E dopo le polemiche sulla qualità del getto, oggi il presidente dell'ente carnevalesca Luciano Cecchini ha invitato i giornalisti ad entrare nel cavo segreto dove sono custodite le 150 casse piene di dolciumi che verranno chiaramente versati, gettati sulla folla nelle prossime due domeniche di sfilate. E a sorpresa è spuntata anche una fatina delle Winx. Per il secondo grande corso mascherato di domenica 31 gennaio, nel cavò della Carnevalesca, 20 uomini per 4 giorni e 4 notti hanno preparato le 150 casse da 60 kg l'una, stracolme di cioccolata e della perugina, che saranno messe sui 5 carri per riversare sulla folla, dalle 12 postazioni di lancio, gli 85 quintali di dolciumi destinati al getto. Il vero ed unico elemento distintivo del carnevale fanese. Accontentati quindi quelli che hanno storto un po' il naso nella prima sfilata di domenica per la pochezza del getto, ammesso che 70 quintali di cioccolatine e caramelle possano essere definiti tali, che come ha sottolineato il presidente Cecchini non è mai stato un getto ricco di cioccolata come le due ultime sfilate. Sui carri c'erano 106 casse anziché 150 e i chili di caramelle per ogni cassa erano 12 anziché 2, caricati per quelli di domenica. E poi così tanta gente non era prevista e come dice il proverbio, spartisci ricchezza, diventa povertà. È stata una domenica da record veramente, perché una prima sfilata con un pubblico così numeroso, almeno che mi ricordi io, non l'abbiamo mai avuto. State tranquilli che di baci vi inonderemo. Il carnevale è bello da vedere, dolce da gustare. Domenica lo potrete di nuovo rivivere assieme a noi in una domenica stupenda, meravigliosa, magica, visto appunto le fatine delle Winx che saranno con noi sin dal mattino. Dalle 10.30 un grande villaggio dedicato ai bambini, zona ex Agip, la sfilata di tutte le scolaresche in maschera per questa seconda domenica e poi il pomeriggio dalle 15, dopo i fatidici tre botti, inizierà la seconda grande sfilata del Carnevale di Fano. Una ricca e festosa domenica ci attende quindi, nonché dolce, visti i 90 quintali di dolciumi messi a disposizione dalla Perugina, che assieme a quelli della Dulce Oliva di Cuneo compone i 240 quintali necessari per tutte e tre le domeniche. Ospiti d'eccezione di questa seconda domenica carnevalesca sono le beniamine dei più piccoli, le Winx originali. Rilanciamo con la prossima domenica. Ci sarà anche la presenza delle fatine, che ho detto, delle Winx, che saranno fatine fortunate perché vengono alla città della fortuna, quindi questo sarà un valore aggiunto e si accompagnerà ad un getto che sarà straordinario. Come era già stato anticipato prima della prima sfilata, quindi veramente una serie di ingredienti che rendono il Carnevale di Fano unico e lo stanno facendo risalire anche nella graduatoria dei carnevali più importanti, un treno in corsa. E a scanso di equivoci vi ricordiamo che il Carnevale di Fano è a ingresso gratuito,
Questo lo diciamo perché si sta dibattendo sul, sul biglietto a pagamento oppure no, ma è solo un dibattito che è iniziato e che rimane tale, quindi quest'anno l'edizione del Carnevale è gratuita. È tutto, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Fano TV. Arrivederci. Per il secondo grande corso mascherato di domenica 31 gennaio, nel cavò della Carnevalesca, 20 uomini per 4 giorni e 4 notti hanno preparato le 150 casse da 60 kg l'una, stracolme di cioccolata e della perugina, che saranno messe sui 5 carri per riversare sulla folla, dalle 12 postazioni di lancio, gli 85 quintali di dolciumi destinati al getto. Il vero ed unico elemento distintivo del carnevale fanese. Accontentati quindi quelli che hanno storto un po' il naso nella prima sfilata di domenica per la pochezza del getto, ammesso che 70 quintali di cioccolatini e caramelle possano essere definiti tali, che come ha sottolineato il presidente Cecchini non è mai stato un getto ricco di cioccolata come le due ultime sfilate. Sui carri c'erano 106 casse anziché 150 e i chili di caramelle per ogni cassa erano 12 anziché 2, caricati per quelli di domenica. E poi così tanta gente non era prevista e, come dice il proverbio, spartisci ricchezza diventa povertà. È stata una domenica da record, record veramente, perché una prima sfilata con un pubblico così numeroso, almeno che mi ricordi io, non l'abbiamo mai avuto. State tranquilli che di baci vi inonderemo. Il carnevale è bello da vedere, dolce da gustare. Domenica lo potrete di nuovo rivivere assieme a noi in una domenica stupenda, meravigliosa, magica, visto appunto le fatine delle Winx che saranno con noi sin dal mattino. Dalle 10.30 un grande villaggio dedicato ai bambini, zona ex-Agip, la sfilata di tutte le scolaresche in maschera per questa seconda domenica e poi il pomeriggio dalle 15, dopo i fatidici tre botti, inizierà la seconda grande sfilata del Carnevale di Fano. Una ricca e festosa domenica ci attende quindi, nonché dolce, visti i 90 quintali di dolciumi messi a disposizione dalla Perugina, che assieme a quelli della Dulce Oliva di Cuneo compone i 240 quintali necessari per tutte e tre le domeniche. Ospiti d'eccezione di questa seconda domenica carnevalesca sono le beniamine dei più piccoli, le Winx originali. Rilanciamo con la prossima domenica. Ci sarà anche la presenza delle fatine, che ho detto, delle Winx, che saranno fatine fortunate perché vengono nella città della fortuna, quindi questo sarà un valore aggiunto e si accompagnerà ad un getto che sarà straordinario. Come era già stato anticipato prima della prima sfilata, quindi veramente una serie di ingredienti che rendono il Carnevale di Fano unico e lo stanno facendo risalire anche nella graduatoria dei carnevali più importanti, un treno in corsa. E a scanso di equivoci vi ricordiamo che il Carnevale di Fano è a ingresso gratuito. Questo lo diciamo perché si sta dibattendo sul biglietto a pagamento oppure no, ma è solo un dibattito che è iniziato e che rimane tale, quindi quest'anno l'edizione del Carnevale è gratuita. È tutto, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Fano TV. Arrivederci.